Sacca posh. Buongiorno signori e bentornati alla grande in questo nuovo video di unboxing, un angolino che ci ricaviamo ogni mese per cercare di condividere insieme un momento secondo me divertentissimo, quello dell'apertura di queste misteriose scatole. In ogni caso, se supportate questa serie lasciate un bel mi piace qui sotto, un commentino, iscrivetevi al canale Telegram dove trovate tutte le migliori offerte sui migliori gadget tech che porto qui sul canale, coltellino da unboxing d'ordinanza, non perdiamo altro tempo e iniziamo con il primo pacco. Ah, pacchettone golosone, completamente rivestito di scotch. Signori, signori. Un grande classico del canale. Stiamo parlando del nuovissimo modello di Oppo, l'Oppo Find X3 Pro 5G, arrivato veramente da poco in studio, uscito da pochissimo, è il classico smartphone, la mia scelta per quanto riguarda gli smartphone Android, che sicuramente mi porterà a fare qualcosa di magico, come spero di avervi sempre abituato qui sul canale. Ho già in mente qualcosina, non vi spoilerò altro, state magari connessi ad Instagram così capiamo insieme. Guardate qua che finiture. Una bella cover in confezione, bella, gommata, nera opaca. Una bellissima tessera per la garanzia. Certo che Oppo è veramente posizionato in una fascia premium dal punto di vista dell'immagine e soprattutto dell'estetica. Dopodiché, signori miei, abbiamo il nostro protagonista. Dentro la confezione ovviamente abbiamo il caricatore e l'apposito cavo. Ragazzi, bellissimo, tra l'altro super 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 difficile da riprendere perché lo vedete, iper riflettente, veramente bello. Sono veramente curioso di provarlo per due semplici ragioni. La prima è che monta all'interno una fotocamera ultra macro, praticamente un microscopio, qualcosa di fuori di testa che ancora non si era visto sugli smartphone contemporanei, più in generale sugli smartphone, una cosa che mi piace tantissimo. Vedete, c'è anche questo ring flash qui nell'ottica, nella terza ottica, che permette di illuminare quando ci si avvicina molto. Sono curioso, sono interessato, sembra veramente un dispositivo premium quando lo si tocca e questa cosa per me è fondamentale. Eccolo qui, acceso in tutto il suo splendore, non vedo davvero l'ora di portarlo in qualche avventura, come sempre è stato. Qui sopra nelle informazioni magari vi lascio i vecchi video che abbiamo realizzato proprio grazie ad Oppo e insieme ad Oppo, mi sono divertito sempre tantissimo. Signori, finalmente è arrivato questo. Come al solito vi ho promesso negli scorsi unboxing di portare un pochino di editoria ed eccoci qui con un bellissimo libro. Questo è un libro di Gabriele Michalizzi con Moreno Pisto, che poi l'ha intervistato, ok? Si intitola In guerra, vita e battaglie del fotoreporter sopravvissuto a un razzo dell'ISIS. Qui stiamo parlando di un vero avventuriero, qualcosa di meraviglioso. Noi siamo reporter di guerra e sappiamo che morire è un'eventualità, pari a quella di fare una buona foto. Siamo samurai che accettano la pioggia. In ogni caso è un libro molto interessante, mi piace tantissimo questo fotografo, seguitelo su Instagram, Gabriele Michalizzi, famoso per scatti splendidi, collaborazione anche per esempio con Rolling Stones, ha fatto varie copertine, ma anche e soprattutto per essere un endorser di Leica, un brand a cui sono anche io molto affezionato, ma che addirittura lo ha salvato da appunto una razzata dell'ISIS, è stato salvato dalla presenza della macchina fotografica, da questa Leica SL in metallo che gli ha permesso insomma di proteggersi l'occhio nonostante abbia comunque rovinato un dito, insomma tanti vari casini. Ah, veniamo a noi, quello che probabilmente ha dato titolo al video. Sono veramente contento di portarvi questo prodotto perché finalmente torniamo a mettere le mani su un'edizione limitata, qualcosa di un po' particolare. Non so se sia limitata, credo di sì, potete poi andare eventualmente a controllare. Fragile, Do Not Bend, Wanderlust. Forse lo conoscete, forse lo seguite, è un mio collega. Parliamo di Klaus, che con grande orgoglio ha messo in piedi intanto un packaging e un design per questo oggetto pazzesco. Secondo me adesso lo vediamo insieme. Ma soprattutto è riuscito a diventare colui che ha creato la traccia Cortina, appunto, la traccia ufficiale delle Olimpiadi Invernali Cortina. Ok, qualcosa di pazzesco, veramente bellissimo, anche perché un collega che riesce a raggiungere questo tipo di traguardi per la propria passione è bellissimo. Molto bello l'adesivo con le coordinate, veramente figo. Qui andremo a tagliare anche l'adesivo e, signori miei, guardate qua che roba. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ricordo un po' il packaging super speciale che vi avevo mostrato ancora tanti anni fa relativamente ai Daft Punk, qualcosa che a me appassiona veramente da sempre perché mi piace la musica, mi piace la grafica, mi piacciono gli oggetti ricercati e qui siamo assolutamente in bolla. Guardate qua che roba, stellona del logo di Wanderlust, scatola in cartone. Eccoci, super figo. Questa penso che sia una... Ups. Colore tono su tono per la carta che la avvolge, Cortina con marchio 2021 che non voglio rovinare, quindi
sfilerò le cose dal fianco. Prima di tutto abbiamo una borsetta Wanderlust bellissima, eccola qui, con tanto di mappa delle montagne. Come vedete, questa qui è il significato della parola Wanderlust, e devo dire, caro Klaus, che lo condivido perfettamente. Molto bella l'idea di chiamarlo Wanderlust il tuo progetto. Poi abbiamo una felpa, una bella felpa devo dire, cortina, con tanto di etichette. Wow ragazzi, ma hanno fatto un lavorone pazzesco, veramente complimenti, fighissimo, guarda che scelta di materiali, che figo. Bella, dovrebbe andarmi, mi sembra anche ottima la qualità di realizzazione, veramente da edizione speciale. Non vi mostro il marchio che c'è qua sulla sinistra perché a me loro non sponsorizzano, anche se sono un loro discreto fan, però super figo. La parte forte, indovinate cos'è, visto che questa è un'edizione limitata, ma per parlare di musica, ed eccoci qui, con, tra l'altro, che figata, veramente complimenti Klaus, bellissimo, del Cosa Disco in Vinile, ma no, bellissimo, con la mappa topografica, diciamo, di tutta quella che è il comprensorio di Cortina, complimenti, bello. E all'interno, la cosa più ovvia da trovare, ma non così ovvia per questo tipo di musica, nel senso che è una bella scelta, secondo me, osare, oltre che ovviamente a poterla trovare su Spotify, è bello portarsi a casa un'edizione fisica, un'edizione vera, reale, da provare sul nostro giradischi. Guardate qua che roba. Complimenti Klaus, bellissima questa estetica, colleziono e amo veramente tanto i dischi in vinile in generale, ma ancora più in particolare quelli che hanno una grafica unica, che hanno una composizione addirittura in pasta unica, quindi super top. Sfilza di pacchettini Amazon, vediamo che cosa si trova all'interno di questi misteriosi cartonati. Oh, questa, signori miei, altra non è che la proposta di Oki per sostituire l'acquisto di un MagSafe tradizionale e soprattutto super costoso. Come vedete, si adatta perfettamente al back cover o al back case del mio iPhone, permette magneticamente di andarlo a ricaricare, stesse identiche caratteristiche di velocità e performance, cavo USB di tipo C. Super consigliato se volete risparmiare ma non rinunciare alla qualità. Ok, qui stiamo parlando di una cosa che non c'entra niente, scusate, però comunque ve lo segnalo, su Amazon sono arrivate anche le capsule Nespresso, finalmente non bisogna passare per forza dallo store. Altro prodottino, sempre di Oki. Oh, bene, questa è una figata ragazzi, questo è una figata. Oh sì, ah, queste scatole davvero le odio. Questo, cari miei, è la svolta definitiva, stiamo parlando di un alimentatore Power Delivery da 20 watt, sì, che utilizza una nuova tecnologia, ok, di cui non ricordo assolutamente il nome, è un nome di un processo chimico, di un composto chimico diverso dal solito, che permette di ottenere degli oggetti così, che sono dei caricatori microscopici che addirittura hanno purtroppo la presa europea che sbuca rispetto al corpo dell'oggetto. Di solito, se avete presente, quelle americane sono molto più compatte e ci permettono insomma di occupare ancora meno spazio. Che figata, sta veramente in tasca. Perché le devo distruggere sempre queste scatole? Nessuno lo sa. E Rav Power, che cosa si è? Cosa abbiamo qua di bello? Un alimentatore da parete con la presa girata, maledizione, ci vuole tanto, alcuni sono veramente assurdi che occupano spazio in orizzontale, 65 watt, quindi carica veloce anche del mio MacBook da 13 pollici, forse anche quello da 15, se non ricordo male i 60 watt sono più che sufficienti, ma ipercompatto rispetto a quella che è la dotazione canonica, no? Se sono i mattoni grossi così, questo qui ha non soltanto il Power Delivery su USB di tipo C, ma ha anche una porta di tipo A che ci permette di caricare in contemporanea, per esempio il nostro telefono o qualsiasi altro gadget. Proseguiamo con un pacchettone giallone. Cos'è? Vissels MS2-in-1 Tablet Mount Stand. Ok, quindi abbiamo un coso di metallo incredibilmente pesante e scomodo che ci permette però di tenere... Ah, non è di metallo, è di plastica, quindi la parte pesante è la parte questa, quella di stativo, che ci permette di tenere in equilibrio il nostro tablet. Queste sono le basi di appoggio, immagino. Questa qui è lo snodo in cui va incastrato poi il supporto vero e proprio. Ok, e qui ci possiamo incastrare il nostro tablet preferito. Ci sta solamente un tablet, a partire da un iPad mini a ovviamente un iPad Pro. Veramente figo. Beh, questo potrebbe tornarmi utile comunque, perché si può inclinare in tante posizioni per leggere, per lavorare, per disegnare. Molto figo. Brava Vissels. Signori miei, che cosa abbiamo qua? Eccoci qui con un bellissimo spazzolino smart o clean in versione grigia con spazzola arancione. Bello il match. Andiamo a vederlo insieme, perché gli spazzolini smart sono una figata veramente a cui non si può rinunciare. Credo che chiunque dovrebbe insomma dotarsi di uno spazzolino smart. Figo.
Bello il packaging, bene la confezione ed eccoci qua in tutto il suo splendore, signori. Anche un prodotto in realtà abbastanza economico, e questa cosa gli fa assolutamente onore, perché non è facile portarsi a casa un prodotto così ben fatto ad un prezzo così onesto. Eccoci qua, signori, piccolo display su cui andiamo a vedere tutte le nostre informazioni. Tra l'altro, se non ricordo male, questo modello ci dà anche il buongiorno. Che figa, wow, bellissimo. Guardate che ben fatta l'interfaccia, che poi andiamo a vedere per seguire tutta l'arco dentale e per capire se abbiamo effettivamente pulito bene la nostra bocca. Bella la finitura in questo simil pietra, elegantissima. Complimenti, complimenti Oclean, hai fatto un ottimo lavoro. E poi ovviamente in confezione ci viene anche una bella base in silicone. Questa è nuova, non l'avevo mai vista fatta così, vedete, con la parte superiore scorporabile che ci permette poi di lavarla, perché sapete che rimanendo insomma appoggiata vicino al lavandino potrebbe non proprio presentarsi nella maniera perfetta. Ecco qua che si incastra, cavo USB di tipo A per andare a ricaricarlo con qualsiasi altro nostro hub andremo ad utilizzare. Possiamo addirittura connetterlo al Wi-Fi, ma più di tutto possiamo andare a connetterlo all'applicazione e fare dei magheggi. Guardate qua che figata, vi ricorda quante lavaggi avete fatto, quanti ne dovete fare, quanta batteria rimane all'interno. Insomma, semplice, un unico tasto per operare, ma qualcosa che può veramente svoltare il modo di lavarvi la bocca, che insomma vi consiglierei. Ah, tra l'altro vi tiene anche traccia del tempo che state effettivamente passando nel lavare i denti. Ecco qua, guardate, ecco qua che si vede l'arco dentale, vedete, lì tiene traccia di dove avete passato lo spazzolino, su quale parte, su quale dente e come. Veramente una magia dal punto di vista tecnologico per me. Link qui sotto in descrizione. Ah, pacchettone gigantone. Oh, oh, sul serio? Ok, ne tireremo fuori solo uno perché dovrebbero essere uguali. Pensavo fosse uno gigante, invece sono due, ancora più intelligente questa cosa, che ci permettono di essere accoppiati in modalità stereofonica e fare veramente un party pazzesco. Sharp, la conoscerete, è già stata qui sul canale, ha pensato di mandarmi questo oggettino pronto per l'estate, anche se non è ancora vicinissima, è qualcosa che può sicuramente aiutare almeno mentalmente. Interessante, guardate qua che bel bestione, guardate come sono a vista tutti i woofer, che ci permette di capire insomma quali sono le sue performance possibili. Maniglia sul retro, neppure particolarmente pesante, quindi questa cosa è sicuramente utile. 130 watt di potenza, una roba fuori di testa in realtà. 14 ore di playback, flashing multicolored disco lights. Wow, ragazzi, generoso, generoso dal punto di vista acustico. Riesco solo vagamente a immaginare che bordello facciano due di questi messi ai lati di una piscina. Veramente figo, brava Sharp, link qui sotto in descrizione. Ah, questo era veramente un macigno. Signori, sono tornato. Eccoci qua. Roidmi, non l'ho mai sentita, ma è una figata. Allora, abbiamo il robot aspirapolvere smart, che ci permette ovviamente di, come dire, pulire la casa senza pensarci. Ma la vera figata, che ancora non avevo, nel senso che il mio robot aspirapolvere non è dotato di questa funzionalità e sinceramente è veramente comoda, Dust Collector, questo è quello strafanto a cui il nostro robot si può innestare, vedete qua da questa fotografia, si incastra, scarica tutta la polvere, lo svuota ed è pronta a ricominciare. La cosa che odio di più di questi oggetti è chiaramente il fatto che sono troppo piccoli, tengono pochissima polvere all'interno, bisogna svuotarli ogni 6 minuti, una cosa fuori dal mondo. Ve lo mostro. Allora, punto di vista estetico, non male, peccato la scritta Roidmi qui che non sopporto, e di questa banda nera, forse l'avrei fatto tutto bianco, ma vabbè, capisco che non tutti si possono adeguare al mio gusto. Ma soprattutto, guardate qua che figata, la nostra base di raccolta, bella solida, molto grande. Qui dentro probabilmente, eccolo qua, c'è il sacco poi da svuotare. Lui, vedete, fa la retromarcia, non so come faccia, c'è un buco? Sì, c'è un buco. Fa la retromarcia, tac, si innesta, va in carica. E ovviamente questo qua fa un effetto risucchio, avrà immagino un motore all'interno che gli permette di raccogliere tutta la polvere. Poi ogni tot lavaggi noi andiamo a svuotare questo cassettino. In ogni caso, signori miei, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, spero che questi prodotti vi appassionino. Lasciatemi un bel mi piace, ricordatevi di dare un'occhiata al canale Telegram, al profilo Instagram, insomma tutti i vari social che vi linko qui sotto in descrizione. Noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video. Bravi, lo sapete già.